Allora ragazzi, io ora oggi vi porterò un video un po' particolare. È un video molto teorico, siamo tutti troppo teorici, però è necessario un po' di didattica, diciamo così. Facciamo una parte didattica per quanto riguarda il calciomercato. Perché tante volte noi parliamo, ma non abbiamo chiara concezione di quello che è effettivamente il discorso legato al calciomercato della Juve. Quindi mi sono preparato qualche slide perché secondo me è molto più bello immediato vedere graficamente le cose, come si suol dire. Se vuoi ti faccio un disegno per capire meglio e riporto il motivo per cui la Juventus è solo ed esclusivamente su Locatelli e perché siamo tutti qua che continuiamo a dire, ragazzi, non aspettiamoci troppo al mercato, perché? Mettetevi comodi, questo è un video assolutamente importante. Questo video si attacca direttamente a un video che vi lascio qui sopra nelle schede, che era come giocherà la Juventus de Ligt, te lo dico io, perché si attaccherà a un terzo video che vorrò portarvi il prima possibile e quindi vi chiedo di arrivare almeno a 2000 like per volerlo, per farmi capire che volete vedere questo video il prima possibile, che riguarda gli errori e tutte le criticità legate alla Juventus di Massimiliano Allegri 2021-2022. Più che errori sono i problemi, diciamo così. Quindi se volete vedere questo video fatemelo sapere con un commento e con un like. E ovviamente iscrivetevi al canale perché siamo praticamente a 194.000 iscritti, dobbiamo arrivare a 200.000 e scaricate OneFootball. Link qui sotto in descrizione, ragazzi, per un'applicazione che vi accompagnerà nel viaggio chiamato calciomercato della Juventus e imparerete in questo video più che in entrata, in uscita. Partiamo dalle basi. Cosa serve alla Juventus per costruire una squadra? Beh, intanto bisognerà ragionare sulla lista Champions. Che cos'è la lista Champions? È quella lista che tutti gli anni viene compilata e che vale per la prima parte di stagione, quindi fino a prima del calciomercato invernale. Qua la Juventus andrà a inserire tutti i calciatori che ha in rosa e che intende utilizzare nelle competizioni UEFA, quindi nella massima competizione UEFA, perché per rotto della cuffia, l'ultima giornata, sto dicendo qualcos'altro, l'anno scorso ci siamo qualificati per la UEFA Champions League. Massimo 25 giocatori, di cui minimo 4 ATP, cioè giocatori formati e cresciuti in Italia nei primi anni di carriera, e da 0 a 4 CTP, che sono i giocatori cresciuti e formati all'interno del vivaio Juventus, che hanno tot anni a disposizione nella squadra Juventus. Quindi tu hai 25 giocatori, se non metti 4 CTP vuol dire che ti togli 4 slot e vai a 21. Però la Juventus andrà a compilare la lista UEFA con 25 giocatori cercando di inserire 4 CTP, cosa che l'anno scorso non si è avverata, l'anno scorso c'era solo Pinsoglio e per il momento è ancora così. Ed è per questo che tante volte faccio il nome di Moise Kean, perché andrebbe a occupare quello slot lì senza dover per forza di cose andare a cedere un altro giocatore. Kean sbloccherebbe uno slot completamente gratuito. Questi sono i portieri in questo momento nella rosa della Juventus: Szczęsny, Perin e Pinsoglio. Come dicevamo prima, Perin è ATP, formato in Italia, Pinsoglio è CTP. Perché Perin ha un asterisco? Ve lo spiegherò poi alla fine. Intanto iniziate a fare i conti, questi sono tre giocatori, ma contatene solo due per arrivare ai 21, perché Pinsoglio, come vi dicevo, è un CTP. I difensori: De Ligt, Demiral, Chiellini e Bonucci. Ok? Chiellini e Bonucci sono ATP, De Ligt e Demiral niente. Assolutamente nulla. I terzini: Cuadrado, Alessandro, Danilo e Pellegrini, anch'esso ATP, e anche qua c'è un asterisco che vi rimanda poi al discorso che faremo dopo. Per intenderci, questi sono i giocatori che secondo me ad oggi andrebbero in lista Champions per la Juventus, e voglio aggiungere Manuel Locatelli, come vedete nella grafica e come vedete nel nome, Arthur, ha un asterisco, Rabiot, Bentancur, McKennie, Locatelli, che è un ATP. Questi sono i centrocampisti che andrebbero inseriti ora in lista Champions, in questo momento, con eventualmente Locatelli come acquisto, perché è l'unica vera trattativa che sta portando avanti la Juventus. Negli attaccanti: Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata, Paulo Dybala, Dejan Kulusevski, Federico Chiesa e Federico Bernardeschi. Questi sono i sei attaccanti nella rosa della Juve. Poi c'è una lista B di Under 21, che sono giocatori sotto i 21 anni, tra l'altro nemmeno tutti, nei quali ricadono Radu Dragusin, Nicolò Fagioli, Félix Correa, sono tutti Under 21 e quindi andrebbero a giocarsi degli slot extra che non c'entrano niente con quello che abbiamo visto fino adesso. I dubbi sulla lista, eccoli qua, gli asterischi di cui vi parlavo prima. Perin, perché non siamo convinti e sicuri che Perin sarà il secondo portiere della Juventus, lo sappiamo, ad oggi la strategia è questa. Se abbiamo già un giocatore all'interno della rosa della Juventus che ricopre un determinato ruolo, non ha senso andare sul mercato per comprarne un altro per poi dare questo in prestito. Quindi Perin ad oggi è il secondo portiere della Juventus. Demiral,
è un nome sul mercato perché è un giocatore che ha una valutazione elevata sul cartellino, si parla di 40 milioni, la Juventus è disposta a cederlo di fronte a un'offerta di questo tipo, ora bisogna solo aspettare e vedere se arriverà effettivamente un'offerta così alta per Demiral, e poi ci sarebbe Rugani eventualmente che andrebbe a coprire lo slot, stesso ragionamento fatto per Perin, ma tante volte ho già detto un conto è Perin che fa il secondo portiere, un conto è Rugani che va a farmi il terzo barra quarto difensore a seconda dello stato fisico di Giorgio Chiellini, quindi è un po' diversa la situazione. Luca Pellegrini, perché ora è in ritiro, verrà valutato di Allegri, se poi Allegri deciderà che può essere un buon vice Alessandro, perché ad oggi ragazzi, ad oggi sembra proprio che sarà Alessandro il terzino sinistro della Juventus anche per la prossima stagione, vediamo se la scelta corretta oppure no, ma Luca Pellegrini può essere valutato da Allegri e poi decideremo se farlo rimanere o se darlo da qualche altra parte. Arthur, per il semplice motivo che gli hanno estratto un terzo ginocchio da un ginocchio, ha postato la foto su Instagram e ormai vomito, è una foto che mi ha provocato veramente un disturbo incredibile, e andare a compilare la lista UEFA in questo momento Arthur difficilmente lo potresti andare ad inserire, quindi non so effettivamente se sarà presente, io penso proprio di no, e quindi se non sarà lui sarà un altro centrocampista che poi potrebbe arrivare dal mercato oppure Ramsey che poi andremo ad analizzare. Bernardeschi è un altro di quelli che non sai se rimarrà oppure no, bisognerebbe capire un attimino. Facendo un rapido conto con tutto quello che abbiamo visto fino adesso, sono 16 i giocatori in lista Champions, togliendo questi con l'asterisco, sono 4 posti se contiamo Arthur o comunque un altro centrocampista che potrebbe arrivare al mercato, sono 3 posti se contiamo Perì o comunque un altro portiere, sono tutti giocatori che serviranno comunque, quindi se non è questo è un altro, sono un posto se contiamo Demiral o Pellegrini o comunque un altro centrale, un altro terzino, e sono 0 posti liberi appunto se contiamo Bernardeschi o la famosa quarta punta, che potrebbe essere indispensabile a seconda anche di come vorrà giocare Allegri, ma per quello vi rimando al video di prima di cui parlavo all'inizio e anche al video che uscirà prossimamente appena raggiungeremo i famosi 2000 like a questo video. Dai, spingete forte. Gli esuberi, perché oltre alla lista Champions, i dubbi della lista Champions, gli ATP, i CTP, i giocatori certi, ci sono i giocatori che in questo momento sono lì, fermi così, ti guardano e ti dico, beh, io cosa faccio? Daniele Rugani, Mattia De Sciglio, Gianluca Frabotta, Aaron Ramsey, Marco Piazza. 5 giocatori che, in teoria, nella Juventus del futuro non dovrebbero avere più spazio. Rugani e De Sciglio sono stati mandati in prestito insieme a Piazza in questa stagione. Frabotta è molto vicino a esserci tutto all'Atalanta, vedremo con che modalità, se sarà un'accessione a titolo definitivo o se sarà un prestito, se la Juventus vorrà provare ad investire del tempo e delle risorse e della fiducia nei confronti di Frabotta non cedendolo definitivamente, o vedremo se sarà l'ennesimo grande colpo dell'Atalanta che di solito con i giocatori giovani ci vede abbastanza lungo. E di Ramsey direi che abbiamo già speso ogni parola possibile, non è tanto il giocatore essere scarso quanto più il fatto che non riesce a entrare in forma fisica e quando inizia a giocare a continuità, bam, infortuni, oltre al fatto che non è più giovane, guadagna un sacco di soldi, quindi veramente un investimento senza logica che non può continuare per quanto mi riguarda. Questa slide, signori, è un bel riassunto e ci servirà, sarà molto importante. Quindi in bianco gli slot della lista Champions, in verde i giocatori da acquistare, che è uno e uno solo, in giallo gli slot gratis, quindi i CTP, cioè solo Pinsoglio, sempre uno come Locatelli, in rosso quelli da cedere e in arancio i giocatori in dubbio. Quindi ad oggi questa è la rosa della Juventus, signori, questi 30 giocatori, e vi dico subito che ne mancano, perché ci sono altri under 23 aggregati, mi viene in mente uno così, Rafià, io ho messo soltanto Dragusin, Fagioli e Correa perché sono uno per ruolo, intanto difensore, centrocampista, attaccante, e anche quelli un po' più chiacchierati di solito e forse anche quelli più pronti per essere giocatori a disposizione di Allegri che possano poi ritagliarsi magari uno spazio all'interno della prima squadra. Ma sappiate bene che la Juventus dovrà andare a presentare una lista di 25 giocatori, quindi secondo me ad oggi, a meno che non arrivi un'offerta, che ne so, per Dybala, a meno che Ronaldo non voglia andare via, a meno che non si decida di cambiare il terzino sinistro Alessandro, a meno che non si decida di non rinnovare Giorgio Chiellini, ad oggi tutti i giocatori in bianco sono quelli un po' più sicuri di rimanere alla Juventus, che poi non significa che rimarranno alla Juventus a tutti i costi, ma quelli che molto probabilmente rimarranno alla Juve. Quindi cosa significa? Che dando per scontato l'acquisto di Locatelli o comunque di un centrocampista, perché se la Juve cerca Locatelli è perché cerca un centrocampista, se non arriva Locatelli magari ne arriva un altro,
speriamo che vi Locatelli, per il discorso che ho fatto nel video di ieri, che vi lascio anche questo qui sopra nelle schede, non tanto perché lo voglio io, ma perché lo vuole Allegri. E poi ci sono quelli in giallo, scusate, in arancio, che sono quelli che in questo momento sono in dubbio e che può uscire qualcuno, che ne so, esce Perin, entra un altro portiere che non mi viene in mente, Buffon, torna Buffon, Buffon terzo, così, a caso, non può tornare, ma questo è un altro discorso. Ok, esce un portiere, entra un portiere, esce secondo portiere, secondo portiere. Diverso è, esce Demiral, allora quel Rugani che diventa un esubero scala nelle gerarchie. Stessa cosa, non lo so, vendi Alexandro, ad oggi c'è De Sciglio, e per prendere anche un altro terzo mesito devi anche vendere De Sciglio. Ci ritroviamo in questa situazione, è un domino vero e proprio, a causa di tanti errori degli anni passati e anche a causa Covid, se vogliamo, perché se giocatori come De Sciglio, Rugani non riescono a essere ceduti, è anche a causa Covid, perché magari le squadre non hanno il denaro a disposizione, ma rimane sempre davanti degli errori di gestione clamorosi, come andare a dare a Rugani 3 milioni di euro, a Ramsey 7 milioni di euro, per giocatori che non sono utili al progetto, sono molto costosi e ora sono anche invendibili. Quindi il mercato della Juventus è bloccato in entrata per questo motivo qua, perché comunque tu ad oggi come minimo hai una rosa di 30 giocatori, di cui 5 sono esuberi, di cui 5 sono in dubbio, e ti puoi permettere soltanto una trattativa in ingresso, perché sennò il parco giocatori aumenta, il monte ingaggio aumenta. Perché la Juventus sta trattando solo Locatelli? Perché non viene fuori il nome di Tizio, Caio e Sempronio e di Pirino? Per questo. Perché semplicemente ad oggi la Juventus ha troppo materiale umano e prima di poter pensare di acquistare qualcun altro al di fuori del famoso centrocampista richiesto da Allegri, bisogna vendere. Se prima non vendi, e bisogna vendere, e non è che ti basta venderne uno, perché per dire Ramsey deve uscire solo per far entrare Locatelli, perché sennò sei a posto così, paradossalmente, ed è tornato addirittura dentro Pellegrini e sei in sovrabbondanza di terzini sinistri adesso, paradossalmente, l'anno scorso niente, adesso provato a Pellegrini e Alessandro, però se non vendi non entra niente. Quindi è la dura verità, siamo un po' indietro, sono dell'idea che siamo un po' indietro, e ripeto, non è nemmeno detto che quelli che ora vedete in bianco rimarranno al 100% alla Juventus, perché magari Ronaldo il 25 luglio, che è il mio compleanno, tanti auguri a me, arriva la Continassa e vi dice: vabbè ragazzi, io faccio le valigie e me ne vado via. E allora, se esce Ronaldo, deve entrare uno che possa provare a sostituire Cristiano Ronaldo. È un bel casino il mercato quest'anno. Pensavo, arrivati al 20 di luglio, di poter essere un po' più avanti. Secondo me siamo molto indietro, ma vi dirò una cosa, a me non importa tanto arrivarci oggi, domani, dopodomani, sarei contento di arrivare, mi basterebbe arrivare anche l'ultimo giorno di mercato, non è una strategia che mi piace, ma guardando questa grafica qua capisco che la situazione è veramente grave e quindi non mi do tempistiche, spero solo di arrivare. Quindi ragazzi, lavorate serenamente, la Juventus avrà le mani nei capelli in questo momento perché questa situazione è veramente disumana, speriamo di saltarci fuori. E tante volte diciamo, solo Locatelli non basta probabilmente per sistemare il centrocampo della Juve. È vero, ma quanti dobbiamo cedere per prenderne due di centrocampisti? Disastro.